Tai Fasi, tenore Sudafrica. Lulama, ciao. Arriva dalle selezioni di Prato, mettiamoci all'opera del concorso, studia al Maggio Musicale di Firenze, ha vinto il secondo premio Giulio Neri e anche un premio speciale Opera San Paolo che a novembre lo porterà in Brasile. Wolfgang Amadeus Mozart dà il ratto dal serraglio O Wehe Ans Lich. Lulama Tai Fasi. Constanze, Constanze, dich wieder zu sehen, dich, oh, wie ängstlich. Klopft mein Liebe volles Herz, klopft mein Liebe volles Herz. Und des Wiedersehens Ehre, lohnt der Trennung meinen Schmerz. Schon sag ich und schwanke, oh wie ängstlich, oh wie feurig,
oft mein Liebe volles Herz. Oft mein Liebe volles Herz. Oft mein Liebe volles Herz. Mein Liebe volles Herz. Mein Liebe volles Herz. Non andare via, rimani con noi. Lulama Taipasi vince borsa di studio del valore di 500 euro offerta dal Lions Club di Alcamo e consegnata dalla dottoressa Superia Ospedale, presidente del club. E inoltre vince concerto premio offerto dall'associazione Mettiamoci all'Opera di Prato, consegnato da Marco Sizzi. Ti lascio il microfono, prego. Buonasera a tutti. L'Ains Club di Alcamo ha il piacere, come ogni anno, già da diversi anni, di assegnare questa borsa di studio in questo... scusate. In questo, un applauso. Con borsa internazionale. Complimenti. Prego. E noi ringraziamo i Lions per questo premio e per questo grazie, pensiero grazie, all'arte. Grazie. Mettiamoci all'Opera da 11 anni porta avanti la sua attività con i giovani e per i giovani che vengono cercati, selezionati e proposti negli spettacoli che organizziamo. Questa attività con i giovani è un'attività molto impegnativa, ma anche molto, molto gratificante. Quindi, come nel caso di Lulama, quando abbiamo a che fare con giovani seri, preparati, vogliosi di migliorare, per noi è una grande gioia. Io cosa augurare a Lulama? Lui è tenore, qui siamo in Sicilia, e qui è nato un tenore che ha cantato con il cuore come pochi altri, che e io lo voglio ricordare stasera, è il grandissimo Giuseppe Di Stefano. Quindi l'augurio che gli faccio è che, certo, il perfezionamento della tecnica è fondamentale, i grandi cantanti non hanno mai smesso di studiare. Però negli spartiti c'è scritto personaggi ed interpreti, non personaggi ed esecutori. Quindi l'augurio che gli faccio è di poter mettere il suo cuore a servizio della voce e della musica e di provare a cantare come ha fatto per tanti anni il grande Pippo Di Stefano. E direi che è veramente un ottimo augurio e un ottimo pensiero. Le foto di rito sono state fatte? Un attimo solo. Grazie. Grazie ancora Lula.